Salve a tutti, Nicola Andrini. Oggi siamo presso il box CrossFit Pistoia e andiamo a presentarvi la nostra programmazione settimanale, iniziando con il lunedì. Qual è l'obiettivo del lunedì? Il lunedì è un benchmark di riferimento Isabel, però è stato modificato ad hoc sia per un pubblico di avanzati, un pubblico di intermedi e un pubblico di principianti. Quello che dobbiamo fare intanto è costruire un riscaldamento adeguato alla notevole mobilità articolare che richiede lo snatch. Non tutti saranno in grado di farlo in modalità full squat, alcuni dovranno limitarsi per forza di cose anche a fare un semplice power snatch, perché è uno dei movimenti più impegnativi del weightlifting. Quindi mettiamo tutte le persone verso la parete come se facessero uno wall squat, mettano le braccia alte, attivano le scapole e scendano cercando di andare il più basso possibile lungo il muro. Questo per sciogliere, diciamo, la catena cinetica posteriore che sarà estremamente sollecitata durante l'esercizio. Al termine di questi wall squat che verranno eseguiti con un tempo libero, insisteremo ulteriormente sulla mobilità delle spalle. Prenderemo una piccola kettlebell o un piccolo manubrio e faremo un muscle snatch. Cos'è il muscle snatch? È uno snatch eseguito senza l'ausilio delle gambe e delle anche. Quindi avrò la parte inferiore del corpo rigida, mentre con la parte superiore cercherò di guadagnare mobilità estendendo il più possibile le mie scapole finché non arrivano a toccare, per costruire una superficie solida dove poi si appoggerà il bilanciere quando il carico accelerato si scarica su di me. Questo mi consente di essere più sicuro, più stabile e, per chi riesce, di poter scendere in maniera più controllata, perché ricordiamo che lo snatch è anche un potente esercizio per la midline, perché se non ho un core, un tronco forte, lo snatch non riesco a farlo perché vado in grossa sbandierata. Bene, allora la prima parte sarà poi costruita in tre set da 6 minuti ciascuno, dal minuto 0 al minuto 6, dal minuto 6 al minuto 12, dal minuto 12 al minuto 18. Il mio compito nei primi 6 minuti sarà di fare 3 snatch grip push press. Che cos'è uno snatch grip push press? È un push press, ovvero sia una spinta del bilanciere verso l'alto con l'ausilio delle gambe, con la stessa presa che poi utilizzerò per fare lo snatch, quindi più ampia di quella usualmente utilizzata per fare il push press. O potrei fare anche il soft press, ovvero sia il press da dietro la nuca, che richiede, come dicevamo prima, ancora una maggior mobilità articolare e un maggior controllo del carico. Questo ne devo fare 3 belli solidi, che li devo sentire bene nei primi 6 minuti. Nel minuto invece che va dal 6 al 12 devo fare il push jerk. Il push jerk è il movimento nel quale l'atleta prima scende sotto il carico, poi ritorna al movimento di distensione e di lockout completando l'alzata. Anche questa volta dovrei fare il jerk con il bilanciere dietro la nuca, quello che una volta veniva chiamato il lento dietro. Anche qui richiede una bella mobilità articolare, una buona capacità di concentrazione e di impostazione mentale sull'esercizio. Poi il culmine del nostro lavoro va dal movimento 12 dal minuto 12 al minuto 18 e dovrei riuscire a fare uno hang power snatch, ovvero sia un power snatch che parte con il bilanciere che non tocca da terra. Lo possiamo catalogare con 3 distinzioni: alle anche, sopra il ginocchio e sotto il ginocchio. Genericamente viene usato da sopra il ginocchio, above the knee. A questo punto dovremo riuscire a fare un bello snatch pesante, massimale o submassimale rispetto alle nostre capacità. Nella seconda parte dell'allenamento di oggi affronteremo finalmente il workout benchmark Isabel, però interpretato in maniera heavy Isabel, soprattutto per gli atleti più esperti, perché gli uomini dovranno fare 4 time, 30 snatch, quindi il prima possibile, con 80 kg gli uomini e 60 kg le donne. Quindi sono carichi impegnativi, richiedono una bella capacità condizionale. Per gli atleti di livello intermedio rimane il 4 time, rimangono i 30 snatch, però il carico si riduce a 60 per gli uomini e a 40 per le donne. Per gli atleti meno esperti, che cataloghiamo come principianti, rimodifichiamo i 30 snatch, sono 40-25 kg. Però diventano 5 round 4 time di 6 snatch con 20 o 15 kg, più
una volta appoggiato il bilanciere a terra, 10 salti oltre il bilanciere, questo per ripartire il carico in maniera che non sia troppo provante per un atleta che è solo a inizio carriera. Grazie a tutti da Nicola.